si legge bene in faccia, anche io non accetto molto. Non lo accetto, credo. Ora sto iniziando a essere più positiva perché vedo qualche soddisfazione facendo la fisioterapia. A metà gradino è stato abbattuto per far entrare una carrozzina. Questa è la sensibilità che vorrei da tutti. Ma non capivo che non potevo più camminare. Questo non lo capivo. Però se ci penso, è diventata ansia. Poi ho detto basta, non prendo più perché la gente mi ha speso troppo. Perché io non riuscivo a farmi niente. Nulla. Cioè, da aspettare mia madre per lavarmi, faceva tutto mia madre. Ed è brutto quando sei indipendente e poi dipendi dagli altri. Piano piano, però, sono se la mia in pace, ho imparato a scrivere, perché non riuscivo, e a farmi le mie piccole cose. Se devo farti cambiare idea su di me, perché ho una disabilità oggi, lotterei in maniera diversa perché te non devi accettare per quello che sono. Quindi te oggi mi fai il bagno, tu mi devi accettare, fai il percorso con cui posso entrare a lavorare, mi fai lo scivolo e mi togli le battute. Sono tante le cose che riesco a fare. Si fanno piano, rallentatore, ma si fanno. Si cucino, certe volte ho difficoltà nel cucinare perché devi alzare una pentola, scolare la pasta, magari se siamo assai. Se sono poca mi organizzo e la tiro pure con la paletta. Guarda, io qua ho conosciuto persone, perché avevo molte cose dentro, sono riuscita a buttare fuori. Ce ne sono aperta, sono persone brave, leali. E quando l'ho vista, mi sono entusiasmata subito. Tutto questa carrozzina deve essere mia. Una cosa che mi ha fatto sentire è la libertà. Libertà di movimento che una carrozzina manuale mi dà. No, le lavatrici, anche qualche maglioncino riesco a lavarlo anche a mano, perché ogni tanto qualcuno lo faccio stringere e lavo di lungherie. Allora poi vedo che faccio danno e lui dico no, allora lo lavo a mano come facevo una volta. Cioè è dura per me, però riesco, so che è un obiettivo che devo raggiungere. Riuscire a muovere il braccio, stare con i figli, dare la carezza, riuscire a prendere in braccio, perché a me queste cose mi mancano. Allora, la giornata tempo non ne ho. Vedi, è una di quelle verità. Tempo non ne ho, perché cammino come le lumache, perciò inizio col caffè, quello, il caffè del mattino.